attacco all'Everest, guerra all'Everest, cari amici. Vedete che bello questo servizio, vedete che bello. Corriere della Sera, giovedì 1 agosto 2019. Questo signore ha avuto due infarti sulle vette del mondo dopo due infarti. Virgolettato, è la mia rivincita. Va bene, caro signore, ma che cosa ti ha fatto di male l'Everest? Perché sei andato all'attacco dell'Everest? E qua vorremmo sapere se hai lasciato delle bottigliette di plastica leggere sull'Everest, perché i servizi giornalistici dicono che l'Everest è tutto inquinato. E la tua rivincita, cosa ti ha fatto di male l'Everest? E se volevi una rivincita, potevi fare servizio civile sul territorio italiano, dare una mano a raccogliere la spazzatura. Anche quella sarebbe stata una bella rivincita, caro signore. Ma queste mie considerazioni non ci sono in questo pregiato articolo del Corriere della Sera, non ci sono. E allora le devo fare io. L'articolo è di Alessandro Fulloni, che celebra questa impresa. Attacco all'Everest, cari amici, attacco all'Everest. L'Everest non ci ha mica fatto del male, l'Everest. Non ci ha fatto del male l'Everest. Attacco all'Everest, cari amici, attacco all'Everest. Ok, cari amici. Che diceva Gesù? Che diceva Gesù? Chi ha orecchie per intendere, intenda. E se io non sono riuscito a farmi intendere, fatemelo sapere, che cercherò di fare di meglio. Va bene, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.